non apprezza in maniera completamente errata, perché come Sono si può gusti, fare? sono gusti. Vabbè, de gustibus non disputam, però Iabba non si discutono. Iabba, ma dal 75 Iabba sono un pilastro. hai tirato fuori una canzone 75, ma tirami fuori Bohemian's Rhapsody, regista del 75 anch'essa. Vabbè, comunque, tralasciamo questi scorci di storia musicale, perché dobbiamo dire oggi poi di che cosa parleremo, perché oggi avremo, diciamo così, due argomenti, abbiamo due argomenti clou, e cioè come sta messa l'economia italiana? Oggi divergiamo un po' da quella che è la nostra formula tradizionale, parliamo delle notizie della settimana. Bene, invece oggi ci focalizziamo su quello che è lo stato dell'economia nazionale, perché non gode di buona salute. Diciamo solamente due dati: la disoccupazione giovanile è al 40,4% e quella invece, diciamo sì, quella più generale, quella la disoccupazione che è al 12,3%. Eh sì, infatti, proprio in questi giorni stanno uscendo alcuni dati non solo sulla disoccupazione, ma anche sul debito e sul deficit, e c'è uno scontro anche in seno al governo e con le istituzioni europee, uno scontro che ormai si protrae poi da tanti anni, tanti governi succedono, c'è sempre il solito problema dei parametri da rispettare, e che evidenzia come lo stato dell'economia italiana Non potrebbe sia andare proprio meglio. positivo. Male, ma non Ma malissimo. poi naturalmente ci sposteremo oltre Alpe, dove si trova, ricordiamo, il nostro Fabrizio, per parlare di quella che è la corsa alle presidenziali francesi. Ricordiamo 23 aprile e 7 maggio, primo, rispettivamente primo e secondo turno, dove sta succedendo un po' di tutto. Perché? Beh, perché c'è Marine, c'è un caso che su Marine Le Pen, c'è un caso nella banlieue di Parigi, che ricordiamo è il quartiere periferico della capitale francese, ma c'è anche il caso di Macron, oppure un possibile caso Macron. Perché? Perché poi dopo lo E poi analizzeremo. c'è Fillon, c'è tutto, C'è cioè. tutto, c'è, insomma, qualsiasi candidato non manca di. Questioni sociali, questioni politiche, questioni giudiziarie, tutte, diciamo, si legano poi alla fine in un unico problema, che si andrà alle elezioni e ci sarà un'influenza sostanziale di questi fattori sull'esito elettorale. E infatti ne Esatto. parleremo dei sondaggi, come sta Di andando questi bellissimi le sondaggi elezioni. che nell'anno scorso ci hanno azzeccato tutte le previsioni, da partire dalla Brexit fino all'elezione di Donald Trump. E Donald Trump però aleggerà sempre questa figura, perché Incredibilmente tanto. questa è la terza settimana di Donald Trump, ma non parleremo tanto di Ma la Donald Casa Trump. Bianca è ancora in piedi. Bene, detto ciò, noi però ritorniamo in musica con Meghan Trainor, che ci canta la sua No. Salutiamo anche Allora, l'etta aia! Facebook Ma del nostro che è buon Fabrizio? Ma te Daniele. non capisci niente, Ma Fabri. Fabrizio non Fabrizio, deve. Che vuole? ma sai che dice Fabrizio? Che vuole Dice queste Fabrizio? cazzate qua, ma lui sa perché sta a Parigi con quali soldi? Tunin! Esatto. Ti E sei parli pagato il ancora! viaggio con le tangenti di E TuneIn. parli ancora! Ma mi faccia il piacere, ma mi faccia il Ma mi piacere! faccia il piacere, va! Comunque, non vorrei dire niente, sono la tua diretta, compaio solamente io come un perfetto. Sì, è che mi sto soffiando il naso. Si sta e ha evidentemente pulendo il naso. Grazie a questa ennesima figura di merda. Guarda quanta bella c'è. Sì, ogni Ora, tanto. Chiedi a Chiara se si sente anche in streaming quest'eco. Questa eco poi. bravo, femminile. Sai dove l'ho scoperto? Con il libro di guida, Storia dell'Europa centro-orientale. Una eco, Una diceva. eco, Una eco. perché eco è femminile al singolare. Allora, ragazzi, oggi parliamo di Francia, di cosa ne sta Grazie a tutti succedendo che in Francia. ci E sono tante scrivono. cose che stanno Siete succedendo. E poi, bellerrimi, ovviamente. Ludovica. Saluto Matteo, grazie. E poi, E ovviamente, ci dice Ludovica, parleremo siamo di economia. bellerrimi. Ma che significa bellerimi, Siamo a Ludovica? grandi. Ciao Bea. No, Ma amici tuoi o qualcuno di radio? no, con la profilo della mio. Ah, ma dico, sono persone della radio. Siete persone della radio? Chi siete voi? Dove andate? Da dove venite? Basta. Ah, oh, ma no! Fabrizia, basta, ma non ha niente da fare. Fabrizio, ha disconnesso da qua per entrare di là. Porca puttana, il wifi. Scusate. Giusto, Abbiamo giusto. problemi e ha evidentemente tecnici.
Sono ovunque, eh sì, infatti non hai nulla da fare, lo sappiamo, eh. Lo sappiamo che sei andato a Parigi per perdere un po' di tempo. Scusate un istante che sto mettendo il wifi, forse... Ah, forse faccio da Io qua. non riesco a trovarlo qua, quindi andò tutto di 3G. Porca miseria, non c'è. Niente, Franci, niente, scusa. Ah, in questo blocco c'è la... Bravissimo. Mannaggia la No, miseria. mettilo prima della canzone però, fra. Prima delle cose che non dici. E ritorniamo in onda dopo la canzone dei No, che non è la canzone di Margaret Thatcher, ma di Meghan Tra Trainor. l'altro aggiungerei che No è anche un bellissimo film che parla del referendum del 1989, mi pare, quello che Ah no, poi pensavo quello portò... del 2016. No, del referendum appunto che parlava del... È molto interessante perché poi parla di un tema fondamentale per il Sud America, cioè la fine di Pinochet. Con quel referendum volete che io resti al potere come dittatore o meno? Insomma, anche esperti cinematografici. Siamo tutto fare. Quindi chiunque volesse offrire un posto di lavoro a questi due conduttori è sempre ben accetto. Siamo carichi di qualità. Bene, noi abbiamo introdotto appunto le notizie di cui parleremo, di cui stiamo parlando con l'economia. Quindi, qual è lo stato di salute dell'economia italiana? Dobbiamo partire dai dati. E i dati non sono confortanti. Prima citavo quello della disoccupazione giovanile, che è poi uno dei tanti campanelli d'allarme più vistosi. L'Istat ci ha detto che la disoccupazione giovanile è al 40%, un dato mostruoso, cioè un terzo, anzi più di un terzo dei E giovani non ha in lavoro. alcune zone depresse del centro-sud si supera, si sfonda la quota del Del 50%. 50, quindi più di un giovane su due, mentre la disoccupazione, quindi quella di tutti i livelli, quella contata su tutta la popolazione, sulla popolazione ovviamente che può lavorare, bene, 12,3%. Un dato Peraltro. anche qui molto molto alto. Se si pensa, facciamo un corrispettivo con gli Stati Uniti, che una tradizione vuole, nelle elezioni presidenziali, che un presidente non venga rieletto se la disoccupazione è più dell'8%. Noi qui addirittura siamo al 12%, quindi insomma. Peraltro, anche una disoccupazione appunto basata su dati dai 18 ai 65 anni, maschi e femmine insieme, però qualora venisse analizzata scomposta per genere, Ecco. ecco, anche la disoccupazione femminile è molto più alta. E non è un caso che oggi, proprio notizia della giornata, è addirittura arrivata al primo posto come notizia in evidenza del Corriere della Sera, questo caso di questo imprenditore che ha deciso di assumere una donna che a 10 giorni avrebbe partorito. Ecco, notizia che... interessante anche perché fa capire come sia un caso così desueto, quello di assumere donne, per esempio incinta, o comunque che possono restare incinta, che ne fa notizia, insomma, è un caso particolare. Quindi la disoccupazione è un mercato del lavoro che non riesce a produrre posti di lavoro. Abbiamo visto con squilibri grandissimi tra nord e sud e soprattutto con una differenza di generi molto molto vistosa. Perché? Perché le donne sono spesso più vittime della disoccupazione, della piaga della disoccupazione. Disoccupazione giovanile altissima, quindi anche la fascia che in teoria dovrebbe produrre anche più PIL, perché sono i giovani, se non lavorano i giovani, 18-24, ecco, 18-24. che non lavorano, non studiano, spesso non trovano neanche, non cercano neanche di trovarlo il lavoro. Quindi, insomma, una situazione molto, molto difficile. Ricordiamo invece quello che sono, passando dall'economia reale, quella che i giornali definiscono l'economia reale, a quella che è l'economia poi della finanza. Cioè ai dati del nostro bilancio di Stato e soprattutto a quello che è il debito, perché poi se noi siamo in questa situazione lo dobbiamo soprattutto a un debito enorme, che quanto è Un arrivato? debito che storicamente no, è cresciuto negli anni 80 con i governi socialisti, che però ha sfondato la quota del 100% ormai da tanti anni. Siamo arrivati al 132% circa, e negli ultimi tempi aveva visto una flessione non indifferente. Diciamo, dall'aprile del 2016 si era abbassato anche sostanzialmente a dicembre 2016, per poi ora risalire a 2.245 miliardi di debito. Le proiezioni per il 2017, giugno 2017, lo vedono ancora più in crescita, circa 2.300 miliardi. Dall'altro punto di vista, è quel che ci poi
che ci porta poi oggi a parlare dell'economia è il dato dello spread, che ricordiamo tutti essere il differenziale fra diciamo, i frutti che dà un bond dello Stato italiano, un BTP, e un Bund, come lo chiamano appunto in Germania, cioè un buono del tesoro della Deutsche Bank tedesco. Ricordo sempre che quando Padoa-Schioppa e Prodi lasciarono il MEF e Palazzo Chigi, lasciarono a 37 il differenziale. Con Berlusconi nel 2011, al picco della crisi dei fondi sovrani, si arrivò addirittura a 550-560, quindi una percentuale altissima. Una crisi che portò poi, ricordiamo, Alle alle dimissioni. dimissioni e alla costituzione del governo Monti, di unità nazionale, governo tecnico. Esattamente. Lo spread che poi, diciamo, nel febbraio del 2014, quando ha preso il potere Renzi a Palazzo Chigi, si trovava a 190. Nel 2015, a dicembre, un anno e mezzo, quindi a 95 punti, e martedì, prima, pochi giorni fa, È risalito è un'altra risalito, ha volta. risfondato e non accadeva da un paio d'anni la quota dei 200 punti a 201, oggi sta a 196, quindi insomma. Balla sempre, insomma, su quella che è la quota 200 punti, che è una quota anche alta, perché che cosa significa questo? Parliamolo un po' più Concretamente. concretamente. Questo significa che noi paghiamo interessi molto più alti sul nostro debito pubblico. Noi paghiamo annualmente qualcosa come circa 80 miliardi di euro in quelli Interessi. che sono interessi sul nostro debito, quindi 80 miliardi di euro se ne vanno dalle casse dello Stato per pagare gli interessi sul debito che abbiamo accumulato. C'è un debito che rincorre un debito, una spirale Esattamente. negativa. E ovviamente poi non si possono prendere tutte quelle misure che invece servirebbero alla crescita, come tagli delle tasse. Ma noi adesso ci andiamo proprio ad ascoltare quelle che sono le parole del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio Gentiloni su quello che è il dato appunto della disoccupazione giovanile e sulla disoccupazione più in generale, soprattutto nel meridione. Il servizio è della nostra Francesca Sunzeri. C'è questa eco. Dovrebbe andare meglio Vale, va meglio la connessione? Grazie. Aia. O se no Fabrizio. Looking for a job. 57 persone raggiunte, non male. Sì, assolutamente. Quanti like ha? Posso vedere? Stai nell'intranet, stai, sì. No, Sì, ma tu dici il wifi? no, quante persone. E certo pure i servizi della Sunseri, scusa. Wifi, porca miseria. No, Ma la connessione wifi non c'è più, non ho capito perché. Infatti no, volevo sono utilizzare il. connesso. Eh? Però va male, vedi, la connessione è debole, eppure Valerio mi ha detto ora no, prima andava meglio, 4G. Ora vediamo, magari dopo torno a 4G. Fra poco rientriamo e continueremo a parlare dell'economia italiana. Vogliamo dire le parole di Padoan, che io ce l'ho, Certo. così via, e abbiamo questo qua sull'economia Sì, poi basta, no? c'è questo e poi dopo c'è il blocco con Francesca. No, Corte costituzionale. Valè, un'altra Francesca. Allora.
Due persone che guardano, uno è Valerio e l'altro chi è? Palesati. Rota. Rota. Stiamo rientrando fra pochissimo. Tra poco saremo di nuovo in diretta. Adesso c'è Yeah. Tiziano Ferro con le cose. Visto il grande successo di ieri, no? No, Beh, ieri ha guarda. fatto un'interpretazione veramente bella di Luigi Denco. Sì, no, non l'ho vista io, nel senso, No, non lo so. veramente molto Però ne ho molto sentito bella. parlare bene. No, quando c'è da criticarlo io lo critico, anche come tutti, però. Veramente Rientriamo una fra bella un attimo. interpretazione. 20 secondi. Per Fabrizio, ci stai guardando? Puoi passare un attimo di qua, dalla mia, e vedere se la dirmi connessione come si vede? funziona. Perché mi dice sempre la connessione è debole. Se la scatti, ditemelo. Era Tiziano Ferro Eh questo. sì, lontano 2001, quando il nostro Daniele già aveva un 40 anni. 45. 45, ah, già avevi 45 versi, 46 però Eh stavi, sì. eh. Ma noi continuiamo il nostro viaggio, il nostro excursus all'interno dell'economia italiana, che non gode di buona salute, ma questo era, diciamo così, chiaro da quei dati che abbiamo letto: la disoccupazione, il rapporto deficit-PIL che abbiamo detto anche superato ormai il 3, più del 3%, e soprattutto il debito pubblico. Il debito pubblico che si trova al 132% rispetto al PIL e che invece per i parametri Questo che europei significa? Che dovrebbe no, essere al ecco, ma 60%. soprattutto questo che cosa significa? Che noi tutto quello che guadagniamo è già indebitato, e in più siamo indebitati del 30% in più di tutto quello che guadagniamo. Una situazione veramente Un complessa. cane che si morde la Un coda, cane sì. che si E morde la infatti il coda. debito stesso è stato attaccato da Padoan, che ha detto che è il primo problema da dover risolvere. Eh sì. Quindi ricordiamo, è l'unica legge che per Costituzione deve essere fatta, cioè l'unica legge che per legge, utilizzando questi termini un po' simpatici, dovrebbe essere varata fondamentalmente entro il 31 dicembre dello stesso anno. E proprio per quanto riguarda il debito, si parla di una manovra che riduca il rapporto deficit-PIL, che riduca il debito generale e che soprattutto si ottenga questo risultato attraverso alcune manovre, alcune idee. La prima è privatizzazione e si pensa di privatizzare parti di Poste Italiane e parti di Ferrovie dello Stato, quindi questo sarà anche un terreno di scontro probabilmente con i sindacati. E dall'altra parte si cercherà di far fronte appunto a tutte queste problematicità attraverso questa manovra correttiva per mezzo di uno 0,15% di maggiori entrate, uno 0,15%. Si cerca sempre di utilizzare appunto la lotta all'evasione sempre più negli ultimi anni appunto come fattore importante per Risanare risanare il le casse dello debito. Stato, esattamente, risanare Le le casse casse. dello Stato che languono, che continuano a, diciamo così, a E non piangere. per questo infatti ha chiesto una proroga di un anno ulteriore Padoan per rispettare quei E sulla scorta di queste problematicità, l'Istat, però appunto per questo dicevamo l'economia italiana non proprio benissimo, non proprio malissimo, però male in generale, perché l'Istat è vero che ci parla di una fiducia dei consumatori in ribasso, però la fiducia delle imprese, per esempio, rispetto agli anni passati, è di nuovo in ripresa, così come il settore manufatturiero che sta spingendo molto sull'economia in generale italiana, e non è, posso dire, non è del tutto scontato. Per quanto riguarda la produzione industriale, e la Germania sappiamo che non in Europa almeno è il Certo, motore, la locomotiva d'Europa. industrialmente parlando. L'Istat stesso ha certificato una crescita degli investimenti e che ne dicano anche del potere d'acquisto delle famiglie, insomma.
all'interno comunque di una cornice europea, perché l'Europa adesso in questo momento rispetto agli Stati Uniti Cresce più sta crescendo, faticosamente. forse anche perché avendo un cambio che è decresciuto negli ultimi tempi, questo favorisce gli investimenti esteri. Poi bisognerà vedere se questa autarchia tanto voluta da Trump sarà realtà o meno, perché con l'autarchia puoi abbassare quanto vuoi. Questo Esattamente. protezionismo di nuovo secolo, mettiamola così, questo nuovo protezionismo che dovrà essere in realtà ancora tutto applicato, perché Trump fino ad ora non ha firmato leggi importanti da quel punto di vista, ha firmato solamente ordini esecutivi, poi anche lì molto discussi, però nel settore dell'economia, oltre a una deregulation molto importante per il settore bancario, poi la tax cut, cioè il taglio delle tasse, tanto Vociferato, eh. vociferato, tanto venduto anche, speso in campagna elettorale, fino ad ora progetti di legge in questo senso non ne sono stati C'è da approvati. dire che siamo ancora solamente 19 Allora, giorni, ne avremo 1500 circa. esatto, ne abbiamo 1460, quindi hai voglia te a vedere quello che farà Trump, ma l'Italia deve sicuramente riagganciarsi alle economie europee, perché se no siamo veramente nei guai, soprattutto abbassare il debito che grava impedisce di attuare poi quelle riforme che sono importanti. Specialmente per quanto riguarda i piccoli comuni che sono castrati, se vogliamo così dire, dal Esatto. patto di stabilità interno e non gli permette di poter Che non gli crescere, permette di spendere e quindi investire. di investire. Noi adesso però andiamo un po' più in musica, ci andiamo a sentire i Black Keys con Run Right Back. Ha voluto fare questo esperimento. Mi chiami Francesca? Qui sembra veramente. Francesca, chiama Francesca dopo il servizio dell'altra Ti Francesca. rendi conto? Veramente? Non abbiamo la cuffia qua, porca miseria, bisogna prenderla. Ma. Tieni, tanto ti faccio senza. E le Comunque si sente cose, tutto eco. ma pure lì in diretta, in streaming, bene, mi fa molto molto piacere. Prova, Fra, vai. scrivi Chiudere sempre completamente. Sì, penso che professionista. Presentiamo la nostra nuova. C'hai il Che sta doppio. per morire Sai che poi sei proprio internamente. l'unico protagonista. Se sta per morire anche internamente. No, vabbè, ma scherzo, dai. Dobbiamo. E oggi ci parlerà della consulta. Che cos'è la consulta? Qual è il suo compito? Perché si chiama consulta? Parla Già così. mette in difficoltà, Ecco, maledetto. no, non mi Si mette in sente o no? difficoltà. No, Cosa? infatti, secondo me. Non funziona quella, perché per questo l'hanno messa là. A lui non serve, lui è un Lo uomo che non so, deve chiedere ormai mai. sono un veterano. Sono Sai che tipo. bastarda da 10 secondi prima, 5 secondi prima di cominciare la canzone e rubarti questa e scappare? Ma perché la Perché sei cattiveria? così cattivo? Appunto. È la prima Alex, volta in. visto La La Land, raga, sono messo E oggi, io quindi. stasera andrò a vederlo, se trovo i biglietti. Sconsigliato. Bello? No, molto bello, molto bello. Allora, siamo in largo anticipo, sai? Di 5 minuti. Abbiamo iniziato 5 minuti prima, è normale che sia così. Quindi, no, ma mi fa piacere che seguiamo i tempi. Non devi stare a 29, te, 19 e 29. Qua vedo, qua Raffa vedo. Per una volta che ho messo a tutti la possibilità di vedere, Ho De visto. Rafo ti puzza il culo per alto con quei punti là brutti. Scusa che c'è, io non ho la cuffia, quindi se mi puoi. Parla con me, Franci, con sto Parla con lui. menchione. Appunto, Stiamo tutti senza sto rientrando. minchione. Non devo avvicinarmi tanto, giusto? No, Posso no, no. stare? Ok. Divene patate.
Veramente? Sì, possiamo farle domande, ma non tipo interrogazioni. Ok, grazie. Adesso facciamo alcune domande. Ciao Rafa. E noi ritorniamo di nuovo in onda con una novità. Perché da oggi introduciamo una nuova rubrica, vero Daniele? Sì, mi stai facendo questa presentazione che mi ricordi troppo Bob, presentatore degli esatto, Oscar. Presentatore degli Oscar, nonché anche grande comico. Grandissimo. per questo da solo. Esatto, perché quindi introduciamo questa nuova rubrica dove ogni settimana analizzeremo un termine che viene utilizzato spesso nei telegiornali, nei talk show e che spesso rimane così inafferrabile per la gente che non studia, non gli si cura poco della cosa pubblica, con la nostra Francesca. Ma un'altra Francesca. Ma. Allora, oggi parleremo di Corte Costituzionale o Consulta. Innanzitutto, proprio perché si chiama Consulta, cioè si chiama Corte Costituzionale, ma perché viene utilizzato Consulta? Viene utilizzato Consulta in quanto la sede della Corte Costituzionale è il Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale, che di fronte, esatto, di rimpettai praticamente del Presidente della Repubblica. È la Corte Costituzionale. Di garantire l'osservanza della Costituzione. Però c'è da dire due cose. Una, che non si tratta di un'istituzione politica in senso stretto, nonostante dialoghi con la politica, né tantomeno di un'istituzione giudiziaria, nonostante dialoghi con gli organi giurisdizionali. Ma faccio qualche cenno a quella che è la storia di questa istituzione. Certamente. Allora. Gli occhi, sì, guarda, quando mi parli di storia, di Inghilterra e di politica. Un travaglio? Eh sì. Perché? Perché ci sono voluti ben 7 anni affinché i 15 giudici che la costituiscono si siano potuti insediare all'interno del Palazzo della Consulta. Nel momento in cui l'Assemblea Costituente andava a redigere quella che la Costituzione, aveva previsto 3 articoli in cui il 134 nello specifico stabiliva la creazione di questa Corte e quelle che sarebbero state le sue funzioni. Con l'articolo 135 quella che sarebbe stata la composizione di questa Corte e con l'articolo 136 invece quelle che sarebbero state gli esiti delle loro decisioni sulle leggi. Ma ci vollero appunto 7 anni perché la Corte Costituzionale ha piena attuazione nel 1955. Sì, perché ricordiamo che è presente, quindi era già presente nella Costituzione del sì, 48, sì, sì. Ma le leggi attuative, che poi erano, diciamo così, sarebbero dovute essere promulgate, quindi in vigore dal Parlamento, tardò al punto tale da arrivare al 1950. Questa cosa non deve sicuramente stupire nessuno, perché no, pensiamo solamente alle regioni che le prime 1970 sì, addirittura. Per non quindi parlare anche del referendum, la legge sul referendum, la 352 del 70 è appunto del 1970. Quindi insomma tutte le leggi attuative di tutti gli istituti come la Corte Costituzionale e il referendum hanno un lungo corso. Ora, la Corte Costituzionale, quindi abbiamo detto che è composta da 15 giudici, sì, ma questi come vengono scelti? Allora, sono pubblica per un terzo dal Parlamento in seduta comune, quindi entrambe Camera e Senato, e per un terzo invece dalla magistratura suprema, quindi sia ordinaria che amministrativa. E sono scelti tra avvocati che hanno un percorso di carriera pluriventennale, da magistrati e da docenti universitari che hanno di materie giuridiche. Ovviamente. Mentre il loro mandato ha una durata di 9 anni ed è un'eccezione rispetto a tutti gli altri mandati, come quelli appunto dei parlamentari che hanno 5 anni oppure quelli del Presidente della Repubblica 7, c'è un motivo perché durano ben 9 anni. In questo modo si cerca di garantire quella che è l'indipendenza da influenze politiche. Quindi con rapporti con
Parlamento, in sostanza. E che poi a loro volta eleggono il Presidente della Repubblica. Eh sì, perché poi ricordiamo le altre scadenze. Il Parlamento, lo ricordiamo, dura 5 anni. 5 anni. Perlomeno la Costituzione prevederebbe che duri 5 anni. Poi abbiamo visto che spesso in realtà... anzi di 2 anni nel 2006 ma anche nel 92 quando la legislatura durò solamente 2 anni e poi anche nel 94, quindi insomma le eccezioni ci sono, mentre quella di Presidente della Repubblica è di 7 anni, che il mandato del Presidente della Repubblica è molto lungo rispetto a quegli altri, invece la Corte Costituzionale supera. Ma vediamo se lo sai che è il Presidente della Repubblica è durato meno, è durato 2 anni ed è stato il padre, non Mariotto Segni, ma il padre. Quindi, presto a poco, poi la Corte Costituzionale quindi è chiamata a giudicare non la legge in sulla legittimità di alcune leggi o di atti che hanno comunque valore di legge tra dello Stato, sia dello Stato che delle regioni, oppure per esempio giudicare sulla legittimità delle accuse che vengono promosse per esempio al Presidente della Repubblica. Un'altra funzione è quella di giudicare per esempio i ministri per i reati commessi durante l'esercizio delle loro funzioni, e un'altra in merito a quelli che sono i referendum abrogativi. La Corte si è espressa per ritenere legittima la richiesta di referendum abrogativo sui cosiddetti voucher. Sì. Mentre per quanto riguarda l'altra riforma sempre proposta dalla CGIL dell'articolo 18, invece quello là è perché stato... un referendum abrogativo non può estendere, quella lì è stata la motivazione. Esattamente. Noi invece attendiamo poi dalla Corte Costituzionale, non andremo ad elezioni con la legge elettorale uscita dalla sentenza della Corte Costituzionale, ma probabilmente, dico probabilmente perché poi nella politica italiana tutto è possibile, andremo con una nuova legge elettorale che varerà il Parlamento. Io ringrazio Francesca per questo spesso tanti non lo conoscono, non sanno forse neanche l'esistenza, ma ricordiamo che molte sentenze storiche vegliare sulla Costituzione. Sì. Va bene? Va benissimo. Va benissimo. Posso? Sei stato storico quanto anziano. Quanto la Corte Costituzionale e quasi quanto i Pink Floyd. Noi adesso ci andiamo a sentire una delle più belle canzoni dei Pink Floyd. La vuoi annunciare tu? Ma come no, una canzone straordinaria, avrebbero detto gli emiliani. Io vi annuncio qui a tutti voi Hey You dei Pink Floyd. Che Pink benissimo. Floyd. Allora, sei andata benissimo. No, devo dirmi voglio. Perfetto. Non ci ho capito nulla. Vabbè, quello è normale, è l'emozione. Daniele ancora non capisce niente, è un anno che sta qui. Puoi capire che... Pensa, un anno che io sopporto... Anche se sono più piccolo, tu apprendi da me. Vabbè, ma stavo pensando oggi, sono tanti registi, per esempio più piccoli degli attori, no? Che oggi, per esempio, sto vedendo la regista di La La Land del 1985, cioè 4 anni... L'attrice protagonista è Mastone dell'88, un anno solamente più di noi. Certo. Però ricorda che Sadiq, che è del 95, un anno più piccolo, è comunque ha già segnato in Serie A 2 volte. Mia madre comunque dice: coraggio Francesca, è tutta la mia solidarietà. Quindi... non incoraggiamento, solidarietà. La solidarietà proprio. Perché sta con noi due, capisci? Perché sta... Vabbè, comunque. Benissimo, allora, noi appena 19... Ha fatto un po' come Mentana quando doveva fare, evidentemente. No, come vuoi, puoi anche rimanere. Per me non ci sono problemi. Tanto facciamo così. Se metto un passo più indietro, così metto più al centro, ma niente. Cioè, più niente. E a sinistra, così sta pure. Ti inquadri meglio. E certo, se no mi devo fare il super selfie. Dopo dobbiamo fare sta foto. Adesso? Dopo. I Pink Floyd, che ore sono? 41? Fai un attimo notiziare? No, Fra, devi aggiungere un altro blocco, Francesca. Vabbè, su esempio ci siamo.
Mi invitate, devo sentenziare. Chi è? È Sara Pennice, sentenziare. Istituzionale, No, deve lo sentenziare. diventerà tra qualche anno. Ah, No, non è che lo sì. può. Il vice costituzionale. Beh, insomma, abbiamo toccato il fondo, perché non mettere pure Sala Manager a fare la corte, non trovi? Non più, ha detto non più. Cos'era? Sto sentendo Un cane bastonato era? Oh, no. Che mi metti come canzone? Ah, di canzoni. AVC. Wake up. Dai, oh, ma è manco messo ne voglio io, che ma palle, fra. Non so, scegli tu. E io, ma Hai perché io i Pink Floyd mica ragione. mi piacciono? Sai, non lo so, però. Non so come esercitare questo. Diritto che. Allora, puoi mettere The Riddle? La Metti canzone? sia, dai. Ma no, non c'è niente. Molto bella. The Riddle, Ridley, con due T. L'enigma. Eh? L'enigma. Strano, che è famosissima. Dai, metti sia. No, no, vabbè, non c'è bisogno, sia, non. Vabbè, io lo voglio, però sia, scusami. Hai detto di. Vabbè, ovviamente. Ah, cioè, ce ne sono molte. Metti Alive. Chip Nino Thrills, Celentano. Chip Thrills. Dai, la conosci Ma io sicuramente. ti metterei Mino e Celentano, eh. Metti De André se vuoi mettere qualcosa di serio. Ce l'hai qualcosa di André? Cioè. Dai, mettilo tra troppo radar e radar. Che l'annuncio la disannuncio io, eh. Tra il radar. Sensazionale. Tanto poi la rificco. Si è capito che sta fatto. Così lo fai te. Ottimo metodo. Radar ci avvia in conclusione, ma prima dobbiamo parlare di quanto sta accadendo in Francia, perché in Francia ne sta accadendo di tutti i colori. Ricordiamo, il 23 aprile e il 7 maggio ci saranno le elezioni presidenziali che decideranno il nuovo o la nuova coinquilino trattino coinquilina all'Eliseo, che è il palazzo presidenziale. In quanto Nicola, sì, Nicola Sarkozy. A ricandidarsi, invece Sarkozy si sarebbe ricandidato a man basse per un mandato di 50 anni. Infatti ha perso le primarie. Infatti poi ha perso le primarie. Perché? Perché c'è cosa è accaduto? Che c'è stata questa perquisizione giovane della banlieue, e a quanto pare è stato malmenato, e addirittura uno dei poliziotti è stato violenza è stata la violenza ripresa, sessuale è la stata violenza poi è stata ripresa. Ripresa da una telecamera, quindi è evidente, quando l'hanno fatta rimbalzare appunto, esatto, con le solite scritte per persone diciamo non forte, molto forte, sì, perché insomma è sempre, stiamo parlando sempre di un sopruso della forza pubblica. Che cosa è accaduto? Quindi c'è stata una rivolta, sono 4 giorni che la periferia parigina. Che cosa è accaduto? Che in questo caso ovviamente è entrato
attentato, una volontà comunque di attentato addirittura fuori il Louvre, a pochi metri dal Louvre, quindi un egiziano armato di macete ha urlato Allah Akbar e poi si è mente, ma normalmente è normale che sia così, è l'attentatore. Sì, anche però, se tutto questo, come dicevi te, entra a gamba tesa nel discorso politico. Perché Le Pen, la candidata del Front National, e secondo i sondaggi prima al primo turno, mentre al secondo turno perderebbe, poi spieghiamo anche il perché, cioè, o quantomeno se poi questi dati potrebbero. Perché ha detto che lei è una garantista nei confronti dei poliziotti, che un'immagine, un video non può dare. Garantista e difende il principio l'operato base dei poliziotti. È la difesa della polizia. È la difesa della polizia d'oltranza. E questo si unisce ovviamente in un quadro che ha inteso Marine Le Pen, e quindi un cambio di politica nella polizia, anche se va detto che la Francia è uno stato militarizzato dagli attacchi di Parigi del novembre. Delle gravi problematicità per quanto riguarda gli attentati. Charlie Hebdo, gli attentati di Parigi, Nizza sono i principali artefici, i principali attentati che poi hanno contribuito a creare questa somma, questi 230. In questo mondo, il mondo che diciamo rigetta questi attentati come non poter fare, ma che è un esempio di populismo in Europa e anche forte perché, come dici te, i sondaggi la danno in vantaggio a. Ed ha parlato proprio sulla scorta di questi temi di due tipi di globalizzazione che il Front National al governo combatterà. Il primo è una globalizzazione finanziaria ed economica europea, e infatti ha detto jihadista, perché dice che siamo in guerra, cioè queste sono le parole molto facili, e infatti tra le affini, anzi sono alleati Salvini e la Le Pen. Certamente, e infatti sulla scorta di questo, l'altra proposta shock, insieme a quella di uscire dall'Europa, uscire dall'euro e rifare il franco. Azione di uscita dallo stare nella NATO un po' in maniera non molto, molto gioiosa, diciamo che ci stanno un po' stretti nella NATO. Quindi, da una parte abbiamo Marine Le Pen, questo candidato molto forte, destra molto accesa, quindi destra di estrema destra. Dall'altra, invece, sempre per quanto riguarda la destra, abbiamo la grana fino a questo momento il candidato per l'Eliseo, quello che avrebbe dovuto vincere, sempre basandoci sui Sondaggi. sondaggi. Ma che cosa accadrà? Perché è successo qualcosa, è successo uno scandalo. Di Fillon. Noi per adesso te la faccio annunciare a te, visto che Ma non vedi l'ora. non vedo l'ora Vai, che vai. un sia alla volta ci deve stare. Cheap thrills. Oh, come on, Turn turn the the radio radio on. on. It's back Non hai mai sentito questa canzone, again. Francesca? Ah, meno male. Dai, però è brava. Come Ma dai, ma purtroppo? sì, è Oh, ma brava, ti stai ancora buona, a Guccini, veramente. te. Floor, hit the dance floor. Ok. Bersani, voto nel 2018 a giugno al congresso del PD. Boom. Allora di pure che Bene. si va a votare nel 2017. Sicuro. Una volta ha detto Bersani che andiamo a votare nel 2018. Per lui. Sì, Bersani è, guarda, io l'ho votato e lo rivoterei continuamente, Certo. Bersani, però purtroppo. Tu sei pagato da TuneIn, io Ah, ma quel sono pagato paese, dal ma manager chi di è sto Sia. Boro? Ah. La rubrica Manchester No, mi United la dispiace senti, per eh? Bersani, perché avrebbe potuto alternativa a quella. Il problema è che si perde, non ha. No, è sulla scorta di Prodi, ovviamente. Cioè, Quello ce ascolta l'aveva. troppo. È Problema. poco populista, eh. Sì, ma non solo è poco, è una sinistra ragionata. Siccome la sinistra.
renziana che non si sa che cos'è, soprattutto sinistra renziana mi dà un po' di problemi. Esatto, però guarda, ci stiamo rifacendo. Aspettiamo un attimo. Aspetta, aspetta. Che ha detto? Io mi candido come se. Comunista, un socialista, si accorge che non lo voterà Bernie più. Sanders, tu hai visto quello che ha fatto come sindaco nella sua. Ecco. Poi ce ne Ma saremo dove per cazzo sta il parlare. Vermont? Dai, parliamoci chiaro, dai, io. Ma fa il socialista nel Texas? Ti fucilano. Vabbè, Hai grazie. visto il film ti presenti? Dei democratici di New York che vedono un attentato, insomma, e devono scappare in protezione di testimoni, quindi li mandano in Texas. Ah, tipo, esce, stanno in un. Gli fa proprietario? Sì, vabbè, ce ne saranno anche altri. E la figlia del proprietario, ma bambina, gli fa 12, anzi 11, è morto quella. Grandi in Texas. Ti spiace se rientriamo con Macron invece? O vuoi entrare con. No, entriamo con Figliola, abbiamo detto. Ah, disannuncio io, ma Il intendi con perché non so niente di papi. novità rispetto a Penelope. Bravo. Aspetta, Fantastico. ti tiro fuori la tela di Penelope. Cheap Thrills, sia di This Is Acting, l'album del 2016, un album straordinario, permettetemi di definirlo in questa maniera. Prima dobbiamo dare un'ultima ora perché l'assessore all'urbanistica Berdini della giunta Raggi lascia dopo Frasi Shock, dove aveva detto sostanzialmente che la Raggi è incompetente, non sa fare il progetto. Riserva, quindi un'altra grana nella giunta Raggi che non ha pace. Questa giunta non ha pace né tantomeno il sindaco della capitale che a 6 mesi ha cambiato un numero di assessori che forse neanche. Pari agli immatricolati di Roma 3. Detto ciò, Ma il caos, diciamo, romano ma è non è un colpa caos. di Il Roma 3. caos romano, Questo va però, detto. è anche, diciamo, trasferito, se vogliamo così dire. Il caos in politica capita spesso e volentieri. E in Francia, stavamo parlando Eh sì. della Francia, nel Partito Repubblicano, l'ex UMP. C'è una grana, la grana intorno a Fillon. Fillon è Che giustamente proprio intorno. di grana poi si parla, se vai a vedere, proprio Esattamente. di denaro. Perché? Perché la moglie di Fillon avrebbe, quando suo marito era eurodeputato al Parlamento, compensi per dei lavori che lei non ha mai prestato, dei lavori che non ha mai eseguito. Ora, se qui in Italia, posso fare un po' il gentista, però se qui in Italia forse questo sarebbe passato un po' così. Ha un Ha un eco abbastanza importante. Ora, Fillon è stato sotto le critiche, si pensava anche in un primo momento addirittura di toglierlo dalla carica di candidato. candidato dell'Unione Repubblica. Fillon invece tira dritto, ha detto che la magistratura, con una frase che oramai non è diventata un prestigio, farà il suo corso, ma sono io il candidato del centrodestra per le elezioni. Ora dobbiamo vedere però quali effetti avrà il caso della moglie con gli stipendi indebitamente percepiti. Mentre. Perché questa problematicità, diciamo che può portare illegalitari, se vogliamo così dire, storici del. Quindi, insomma, storici dei gollisti, a decidere di non votare più l'UMP e magari spostarsi più a destra, verso il Front Spostarsi National. proprio il Front E Nazionale. infatti il vantaggio che sta vivendo in questo momento la Le Pen deriva anche e soprattutto.
sfiducia nei partiti. E se l'UMP perde pezzi a destra, rischia di perdere anche a sinistra, perché in questo momento c'è questo nuovo movimento che si chiama En Marche, in marcia, un Podemos né di destra né di sinistra, attenzione, come l'ha definito il suo leader Emmanuel Macron, che sta prendendo dei consensi e sembra essere il numero, diciamo, il personaggio che scontrerà il ballottaggio appunto alla Le Pen. Ed è interessante perché sostanzialmente è la prima volta dove né i repubblicani né i socialisti si presentino. Ovviamente i socialisti pagano molto l'eredità di Hollande, che sta ai minimi storici, un 15%. E ci sono dei fascicoli molto molto interessanti e che sveleranno informazioni sulla vita privata di Macron. Ricordiamo che Macron è sposato con una signora, con la sua insegnante, di 21 anni più grande, che fu suo insegnante al liceo. Ma interessante è proprio questo dossier che si vocifera dalla Russia, diciamo da alcuni quotidiani russi, che diciamo ammetterà questi dossier l'omosessualità latente di Macron. Dei super giri di parole con si parla appunto di che possa essere amante del presidente di Radio France, che si chiama Mathieu Gallet, quindi diciamo fanta politica, fanta gossip politico. Vedremo perché sono state hackerate le sue mail, e quindi se uscirà questo dossier vedremo quale impatto avrà poi sulla campagna in Francia il problema non è sostanzialmente l'omosessualità. Il sindaco di Parigi, quindi non è il problema quello, ci sono i matrimoni omosessuali, ma il fatto di aver celato e aver poi in un'intervista appunto a un quotidiano russo dati della segreteria di Stato di Hillary Clinton, quindi ai tempi del primo mandato di Obama, e questo potrebbe diciamo minare parzialmente il consenso del candidato di Hamas. Mentre la sinistra con il neo candidato la lotta interna tra correnti più di sinistra, correnti invece di questa sinistra che è un po' più liberale, che tant'è vero che il Manuel Valls, cioè il candidato che si pensava dovesse essere lui il vincitore delle primarie, non ha vinto, ma farà pesare poi una sua eventuale così, se dovesse essere eletto un altro candidato socialista, Hamon farà sicuramente pesare il potere di contrattazione, il potere che ha in seno al Partito Socialista. Quindi vediamo come in Francia, anche qui giochi molto aperti, primo turno. Diciamo che l'elettore voterà in base proprio alla simpatia, al candidato che gli è più simpatico. Mentre al secondo turno passeranno e lì poi si andrà a vedere le alleanze. Si ricostituirà il cosiddetto fronte repubblicano che portò trionfalmente all'Eliseo per un secondo mandato Chirac nel 2002 contro Le Pen padre, lui elesse con l'88%. 82%. Il Front Nazionale riuscirà ad eleggere il suo primo candidato non solamente all'Eliseo, ma il suo candidato in un ufficio più importante, perché poi ricordiamo che se il Front Nazionale è forte a livello di comuni, poi a tutte le elezioni regionali perde clamorosamente tutte le elezioni. Nelle ultime elezioni regionali che si sono tenute ha perso in tutte le province. Volte il populismo sarà più forte e i francesi seguiranno la rotta leggeranno un candidato, diciamo così, antisistema e populista. Vedremo, noi ovviamente seguiremo anche la campagna elettorale francese e seguiremo poi le elezioni. Noi ricordiamo i nostri contatti, pagina Facebook Roma 3 Radio, pagina Twitter Roma 3 Radio a numero, Instagram Roma 3 Radio a numero, Spotify Roma 3 Radio, mi raccomando tutte le playlist curate dai programmi di musica della radio, mentre altrimenti ci potete mandare un'email a roma3radio@uniroma3.it, entrambi tre a numero, potete sentirci sul nostro bellissimo sito internet
Francia, grazie ai soldi che dall'application TuneIn, voi scrivete Roma 3 Radio, ci potete sentire, lui ha ottenuto e quindi, voglio dire, insomma, fatelo perché così potrà gli fare paghiamo un altro viaggio, gli paghiamo. Io ringrazio Daniele, ringrazio le due Francesche in regia e nel nuovo blocco della Parola del Giorno. Io ringrazio a te, Raffa. Appuntamento alla prossima settimana, sempre Radio. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao. Invece chi ci sta vedendo in diretta, arriva. Ascoltato. Ma se ciao, mettiamo ciao di fronte succede tipo una sorta di Inception? Inception. Eccezionale! Ciao! Ciao!